due, uno. Ciao! Quaranta secondi, massimo un minuto per attraversare la Val Germanasca in volo. Il volo del Daù è nato da un progetto sostenuto anche con fondi comunitari appoggiati dal Galles Carton Valli Valdesi e dal Comune di Pomaretto. L'idea fu proprio del sindaco Danilo Breusa, replicare a Pomaretto l'originale volo dell'Angelo delle Dolomiti Lucane in Basilicata. Simone Paolin e Paolo Bonnin, impresario edile di Ruhr, hanno preso la palla al balzo. Ora danno lavoro a 10 ragazzi che su turni cercheranno di far girare l'attrazione turistica. Voi siete già qua alla biglietteria, che si può trovare ai campi sportivi di Pomaretto. Chi è prenotato verrà istruito sul da farsi, mentre chi non è prenotato, salvo disponibilità per la giornata, potrà prenotare e andare a volare direttamente. Fatto tutto quello che è l'iter burocratico, abbiamo la navetta che vi porterà da qua alla biglietteria fino su all'inizio del sentiero, che dovrete percorrere per arrivare alla stazione di lancio. Una volta arrivati alla stazione di lancio troverete gli altri nostri addetti che vi prenderanno da parte, vi imbragheranno per bene e vi manderanno giù fino alla stazione di arrivo, dove troverete altri nostri due addetti che si prenderanno cura di voi a fine volo. La zipline è basata su un sistema di cavi in acciaio e carrucole. È stata inaugurata lo scorso 2 giugno in occasione di Voler Bene all'Italia, la festa dei piccoli comuni promossa da Legambiente, ma ha aperto al pubblico dopo le verifiche e i collaudi sabato 22 giugno. Come limiti di peso si va dai 50 kg ai 120, invece per l'altezza da 1,45 m ai 2 m. Per l'età dai 16 anni ai 18 serve un'autorizzazione del genitore. La nuova attrazione ha la stazione di partenza in località Ciabot, sopra i vigneti delle Ramie, e l'arrivo in Borgata Gigli. Permette di percorrere in un lasso di tempo variabile tra i 40 secondi e il minuto un volo di circa 800 metri, sospesi tra i 150 e i 200 metri di altezza, superando i 100 km all'ora. Sono previsti 10 voli l'ora tra le 11 e le 16, tutti i giorni al costo di 25 euro. E adesso si aspettano soltanto i turisti e gli intrepidi.